Ok, allora, questo è il primo incontro, il primo dibattito che abbiamo deciso di promuovere per la campagna Oltre il proibizionismo. Il titolo e il tema che affronteremo stasera è appunto la cannabis in Italia e nel mondo. E abbiamo invitato, e insomma, sono lieto di avermi qui vicino a me, Andrea Legni, che è caporedattore web di Dolce Vita, e Leonardo Fiorentini, che è direttore di Fuori Luogo. E insieme a loro, insomma, proveremo a fare un po' una panoramica su quello che è, diciamo, la situazione sia in Italia che nel mondo della legislazione sulla cannabis e i risvolti ovviamente che ci sono. Quello che, insomma, ci ha spinto a pensare questa campagna è un po' un misto tra situazione territoriale e situazione globale. Perché dico questo? Parlando di Rimini, ma parlando di Rimini non parliamo ovviamente solo di quello che succede a Rimini, ma è un po' un simbolico, emblematico di quello che succede un po' in tutte le città. Non possiamo non notare come ci sia una narrazione spinta su social network, ma anche sulla stampa, che riguarda, insomma, il famoso degrado, la retorica della sicurezza dei parchi pubblici prodotta, insomma, da fenomeni di spaccio e microcriminalità. Questo è un po' un leitmotiv che abbiamo visto crescere negli ultimi anni, non a caso uno dei cavalli di battaglia anche del neo ministro dell'interno Salvini. E questo però, insomma, se, dal nostro punto di vista, è sempre stato affrontato senza fare una analisi chiara su quali sono le cause di questi fenomeni, senza volerli diciamo non guardare, ma neanche senza volerli ingigantire come spesso succede. Le cause sono appunto la legislazione che abbiamo. Noi siamo convinti che appunto le leggi proibizioniste siano le dirette cause di quello che succede nei nostri parchi, nelle città, quando si parla appunto di spaccio, di microcriminalità. Questo appunto ci sembra ancora più paradossale dal momento che in Italia abbiamo avuto una legge come la Fini-Giovanardi, che è stata addirittura dichiarata incostituzionale, e siamo ritornati, insomma, a una legge di 30 anni fa. Insomma, quindi siamo veramente a un livello, appunto, di presa di coscienza e di posizionamento politico che non rispecchia assolutamente quelli che sono, insomma, i cambiamenti della società negli ultimi decenni. Questo dibattito sembra completamente scomparso dal dibattito politico mainstream. Non è un caso che anche nel nuovo governo, insomma, nella campagna elettorale ultima, non si è parlato minimamente di questo. Il tema, appunto, diciamo, droghe e proibizionismo sembra sparito dall'agenda politica di qualsiasi partito e anche ovviamente dall'informazione mainstream. C'è un grandissimo lavoro che, appunto, Andrea e Leonardo qui rappresentano, ma non solo, che comunque si sta sviluppando, si sviluppa sia a livello di informazione, ma non solo, che però ovviamente non riesce a negli ultimi anni a sfondare, diciamo, la finestra, insomma, più di pubblico di massa. Dicevo appunto all'inizio, legame tra quello che succede nei territori ma anche quello che succede in giro per il mondo, perché appunto in giro per il mondo invece negli ultimi anni sta succedendo molto in tema di legalizzazione, in tema di superamento del proibizionismo. Sono diverse ormai le esperienze, i percorsi che appunto puntano ad andare oltre il proibizionismo, come abbiamo deciso di chiamare questa campagna. Li affronteremo questa sera per cercare di capire cosa si sta muovendo e anche le varie differenze. Però è un dato di fatto che dall'America all'Oceania, all'Africa, all'Europa, si sta muovendo molto in termini di legalizzazione. Sono moltissime le esperienze, le spinte che stanno portando a processi interessanti, e questo ci interessava molto analizzarlo, perché ci sembra appunto l'unico modo per rompere, diciamo, questa narrazione tossica e per fare davvero un percorso che sia appunto
di fine della criminalizzazione del consumo, ma anche appunto per andare definitivamente oltre una legislazione che non fa altro che alimentare le narcomafie e fare gli interessi appunto di tutti, anche dei cittadini. Ci tengo a dire che appunto una battaglia antiproibizionista non riguarda i consumatori, non riguarda solo meramente i consumatori. Una battaglia proibizionista non è una battaglia che incentiva il consumo o l'abuso di sostanze, anzi una battaglia antiproibizionista, quindi un percorso che vada oltre il proibizionismo, è interesse di tutte e tutti i cittadini di ogni territorio. Stasera cercheremo di dimostrarlo con gli interventi appunto di Andrea e Leonardo. Dopo ovviamente saranno tutti anche liberi di intervenire chi vorrà. Partiamo appunto da quella che è la nostra situazione in Italia. Come dicevo, abbiamo una legge datata, abbiamo delle esperienze di cui parleremo, ma abbiamo anche dei risvolti. Cioè, in Italia noi vediamo quali sono gli effetti del proibizionismo. Ci sono delle cose aberranti, oltre che appunto la situazione di cui parlavo prima dei parchi pubblici, insomma dello spaccio di criminalità, e tutto questo è dovuto appunto a una legge che non fa altro che alimentare questi fenomeni. Quindi a Andrea chiedo intanto appunto di iniziare questo primo giro di interventi parlando appunto di a che punto siamo in Italia. Buonasera a tutti. Appunto siamo in Italia, siamo sempre allo stesso punto, direi. Nel senso che, come dicevi giustamente, dal punto di vista legislativo siamo tornati al 1990, cioè alla legge di Ermolino Vassalli. Legge che venne fatta sotto il governo Craxi e per provare a dare un'idea di qual è il retroterra culturale nel quale venne pensata. Fu pensata proprio dopo che Craxi, andando negli Stati Uniti, apprezzò particolarmente la dottrina della cosiddetta tolleranza zero di Reagan, che sostanzialmente si basava sul criminalizzare qualsiasi condotta che fosse da parte dello Stato considerata deviante. Un discorso molto complesso, all'interno delle quali ovviamente un ruolo fondamentale aveva le politiche repressive sulle droghe. E sostanzialmente questo fu la filosofia sulla quale nacque la legge di Ermolino Vassalli. Poi ci fu la Fini-Giovanardi 2006, dichiarata incostituzionale, per fortuna. Però diciamo che dopo inizialmente magari si è festeggiato per la bocciatura della Fini-Giovanardi, qualche cosa è migliorato perché era una legge anche peggiore sotto molti aspetti. Però siamo sempre a un punto che è abbastanza deprimente. Appunto pensavo di iniziare dando appunto quelli che sono un po' di numeri e poi fare qualche riflessione magari su quelle che sono le conseguenze dell'impianto legislativo italiano. Gli articoli di legge che in Italia diciamo disciplinano le politiche sulle droghe sono essenzialmente tre, che sono l'articolo 73, che è quello appunto che prevede la condanna fino a 20 anni per chiunque produca o detenga a fini di spaccio sostanze stupefacenti. L'articolo 74, che serve per condannare l'associazione finalizzata allo spaccio, articolo pensato teoricamente per andare a colpire quello che è il grande spaccio, per cui consorzi criminali, anche se poi in realtà non funziona sempre così, nel senso che delle volte finisce anche a colpire quattro ragazzi che vendono mezzetto in quattro, e prevede condanni minimi di 20 anni addirittura. E poi c'è l'articolo 75, che è quello relativo a tutte le pene amministrative, per cui legato al consumo. E in Italia, dati del fine 2016, ci sono 17.733 detenuti per violazione dell'articolo 73. Sono sostanzialmente più del 32% del totale. Cioè significa che in Italia abbiamo un detenuto su tre che è detenuto per violazione di un articolo di legge, che è quello relativo al possesso e fine di spazio. E in tutto sono il 43% dei detenuti sono detenuti per appunto reati droga correlati, tra virgolette.
e questo per dare appunto un primo dato. A fianco a questo discorso sul carcere c'è appunto tutto il discorso sui reati amministrativi. Reati amministrativi che sono quelli di cui si parla sempre meno, purtroppo, perché quando si parla di cannabis si parla o di droghe in generale, poi anche rinchiudere il discorso nella cannabis è sbagliato parlando di carcere. Si parla sempre di carcere e di legalizzazione, eccetera, ma si dimentica spesso che il grosso dell'impianto repressivo è basato sui reati amministrativi, cioè quelli che colpiscono esclusivamente il consumo. Il consumo in teoria è depenalizzato in Italia, in pratica, in verità, è perseguito appunto tramite l'articolo 75. Nel 2016 sono state 32.000 segnalazioni alla prefettura, cioè 32.000 persone segnalate solo per essere assuntori di sostanze. L'80% di questi, tra l'altro, consumatori di cannabis esclusivamente. Il 40% di questi, per cui si tratta di 20.000 persone circa, subiscono le sanzioni amministrative. Solitamente si tratta della sospensione della patente, alcune volte possono essere anche più pesanti, nel senso andare anche a prevedere la sospensione del passaporto o anche del permesso di soggiorno se si è immigrato. Dal 1990 ad oggi, giusto per dare un dato, siamo arrivati a oltre 1.164.000 segnalazioni. Il 72% di questi sono per cannabis, cioè dal 90 ad oggi 800.000 persone in Italia sono state segnalate e una buona metà appunto sanzionate per consumo di cannabis. Questo ovviamente ha dei risvolti un impianto del genere. Il primo di questo, quello che balza immediatamente agli occhi, è quello economico della questione, cioè immaginiamo quali sono i costi che lo Stato sostiene ogni anno per impegnare i prefetti ad analizzare 32.000 erotti casi di consumatori, oltre che i costi economici ed anche sociali di detenere in carcere oltre 17.000 persone per violazione di un articolo sulle droghe. Di questi 17.000 ovviamente i veri spacciatori sono una percentuale abbastanza piccola, perché di spacciatori intendo chi realmente fa narcotraffico. Nella grossa parte dei casi si tratta o di persone che spacciano per sostenere il proprio consumo, diciamo così, o anche di persone che non spacciano affatto. Cioè succede molto spesso che specialmente chi per questione economica o anche per rifiutarsi di dare soldi al narcotraffico decide di optare per l'autocoltivazione, per cui magari mette due o tre piantine in casa per il proprio autoconsumo, questi finiscono sempre a processo. Non sempre vengono condannati, e questo è un altro dei problemi che ci sono, cioè nella giungla legislativa che abbiamo, dove la produzione è sempre considerata reato teoricamente, per questa strana concezione che c'è a livello legislativo, ribadita anche dalla Corte di Cassazione, che comunque la persona che coltiva sta aumentando la quantità di droga presente sul mercato. Questa è la base, diciamo. Mentre se lo compri, no, per qualche strana ragione. Per cui finiscono sempre al processo e si rientra poi veramente in quella che è una giungla che magari se incontrerete degli avvocati o parlerete meglio di queste questioni sarà interessante da vedere, perché veramente ogni giorno scrivendo di questi casi trovi persone che per una stessa condotta magari a Trento vengono condannati a 2 anni, a Rimini vengono assolti, da un'altra corte sempre di Rimini vengono condannati, oppure vengono assolti al terzo grado di giudizio dopo che per 2 anni sono andati dietro a spese legali, eccetera. È veramente una giungla. Questo è, diciamo, sicuramente una delle questioni principali. Poi, oltre a questo, è un dato che, poi smetto con i numeri, è un dato che fuoriesce magari un pochino da quello che è il focus del discorso di oggi, però io lo trovo veramente rilevante. Quando l'ho letto ho veramente, diciamo, pensato a quanto ci allontana ancora da avere una civiltà giuridica
completa che si basi veramente sui dettami costituzionali che prevederebbero che il carcere serva a rieducare come estrema razza sostanzialmente, quando non ci sono altre vie. 14.000 detenuti in Italia, sono uno su quattro del totale, sono tossicodipendenti. E sono numeri che sono assolutamente in crescita, nel senso che sugli ingressi in carcere che sono stati nel 2016 sono stati il 33% addirittura di tossicodipendenti incarcerati, un carcerato su tre sostanzialmente. Questo perché lo dico in un dibattito sul proibizionismo? Perché ci permette da una parte di capire. Il discorso sul proibizionismo è secondo me sempre da correlare a quella che è un po' un certo tipo di ideologia che crea gli impianti legislativi e il modo in cui viene amministrata la giustizia. E questo è l'indice di come il carcere funzioni sostanzialmente ancora e forse mai come oggi come discarica sociale. È un indice che ci racconta come sostanzialmente i problemi correlati alla droga e non solo, comunque ogni condotta che è considerata deviante viene trattata sempre di più come un problema di ordine pubblico esclusivamente. È molto difficile per un tossicodipendente o comunque per chiunque si trovi in condizioni di difficoltà sociale o psicologica o quello che è, incontrare lo Stato se non tramite le forze di polizia. Incontrare percorsi riabilitativi, personale sanitario, è molto difficile, è molto più facile finire tra questo 25% che riempie le carceri. E in più ovviamente questo ci dà anche l'idea di quelli che sono i tipi di reati, perché io appunto vi ho parlato di oltre 20.000 persone che sono in carcere, calcolando che 15.000 circa di queste sono più o meno tossicodipendenti o classificate tali, si capisce abbastanza chiaramente come il tipo di reato che viene contestato il più delle volte sia la vendita di qualche grammo di qualche sostanza per sostenere il proprio consumo, o magari il piccolo furto quando non è un reato collegato alla cannabis o ad altri tipi di droghe. Questo è un po' il quadro, diciamo, dal punto di vista giuridico. Tra le conseguenze diciamo dell'impianto legislativo italiano, poi ce ne sono alcune che io credo molto, molto interessanti, che magari più difficilmente rientrano nelle statistiche. E tra queste diciamo che appunto altri rientrano in questo discorso che avevo cercato di introdurre su come una certa ideologia del controllo, del considerare ogni forma di devianza come degrado, come qualche cosa che si combatte con la polizia sostanzialmente, porta tutta una serie di conseguenze. E tra queste c'è anche il discorso delle sempre più frequenti retate nelle scuole. Questa è un'altra cosa che io non è tantissimo tempo che mi occupo di antiproibizionismo, però sono 4-5 anni diciamo. E in 4-5 anni in cui mi occupo quotidianamente di questo tema, ho notato tra le cose che diciamo ho notato maggiormente. Ovviamente io, diciamo, la mattina ho il mio flusso di ansia, di notizie che riguardano alcune parole chiave, appunto, che riguardano i temi dell'antiproibizionismo, della cannabis, eccetera, e dei controlli di polizia. L'aumento esponenziale dei controlli nelle scuole di polizia. Io penso ormai a veramente qualcosa di quotidiano, ogni giorno in una, due, tre scuole. E anche a Rimini, tra l'altro, so che c'è stato diversi casi di questo genere. Siamo di fronte a controlli di polizia e la cosa che trovo più diciamo significativa anche su un certo tipo di approccio che è sempre più appunto basato sull'ordine pubblico è il fatto che di fronte a queste retate non ci sia ormai nessun tipo di dibattito. Anzi sono i professori, i presidi, spesso anche i genitori che li reclamano, dicendo comunque se un ragazzino non ha niente da temere, non c'è niente di male avere controlli, anzi bene che ci siano, così teniamo lo spazio lontano dalle scuole. Ovviamente è un discorso che non funziona, nel senso che non si è mai visto che la repressione tenga lontano lo spazio dalle scuole o tenga lontani i ragazzi dalla droga.
fa parte appunto di un'ideologia del controllo e sostanzialmente appunto di un vedere ogni forma di consumo di sostanze come un problema di ordine pubblico. Nelle scuole italiane non si fa più nessun tipo di informazione sulle sostanze. Ogni progetto che parli di riduzione del danno, cioè di informazione reale sulle conseguenze e le variabili del consumo, viene visto indirettamente come il solo parlarne è visto come un facilitare il consumo. L'unico discorso che si può fare è quello della retorica proibizionista e dell'invio appunto delle forze di polizia nelle scuole. E al punto che appunto quotidianamente si assiste a notizie di retate, cani antidroga che entrano nelle classi, hanno usato gli zaini, poliziotti che rincorrono ragazzi di 16 anni, 15 fino ai bagni perché hanno 2 grammi forse di erba nelle tasche. E chi, un piccolo caso per capire a che punto siamo da questo punto di vista, tempo fa su Dolce Vita ospitammo una lettera di un professore di Siena, di un professore dell'Istituto Tecnico, che aveva pubblicato una lettera nella quale spiegava appunto per varie ragioni, alcune delle quali abbiamo toccato, perché secondo lui i controlli nelle scuole fossero sbagliati. E questo ha provocato sostanzialmente una quantità che ho trovato anche molto strana in una rivista che, per quanto ad ampia circolazione, comunque ha una sua direzione ben chiara, una grande quantità di persone che appunto sposavano completamente il discorso del controllo e dell'idea che i controlli fossero giusti anche fatti in questo modo. Questa è una delle conseguenze, diciamo, del discorso proibizionista. E l'altra, se vogliamo, più ancora più di attualità in questo momento, cioè altrettanto di attualità, è come il proibizionismo ancora, e fa capire anche quanto sia vecchia una legge del 1990, anche all'interno di un impianto proibizionistico, nel senso che la legge che abbiamo sulla cannabis è sostanzialmente un ostacolo che sta rendendo difficilissimo in Italia coltivare canapa a fini legali anche. In Italia negli ultimi anni c'è stato una vera e propria aumento esponenziale del settore della canapa legale a fini industriali. Ci sono ormai tantissimi agricoltori, tantissime esperienze che coltivano canapa certificata, quindi a contenuti legali di THC, per una serie molto ampia di utilizzi che sono tutti in crescita, dalla bioedilizia alle bioplastiche alla bonifica dei terreni contaminati. Ci sono veramente tantissimi settori nei quali la canapa si sta sviluppando e potrebbe, non dico se aiutata, ma anche solo se non ostacolata, andare veramente a contribuire a risolvere alcuni problemi, specie relativi all'impatto ambientale di determinati settori, in maniera molto forte. In più, oltre a questo settore, diciamo, dell'edilizia, dell'industria legata alla canapa, c'è tutto il settore che probabilmente molti di voi avranno sentito dire nell'ultimo anno si è imposto particolarmente, che è quello della cosiddetta cannabis light, cioè la commercializzazione di infiorescenze di canapa legale che hanno contenuto legale di THC, per cui non sono immediatamente psicoattive, però diciamo hanno una vendita molto, molto alta, perché comunque provocano, sono capaci, diciamo, di rilassare in qualche modo, di costituire anche un'alternativa al fumo delle sigarette, eccetera. E di fronte a questo settore che è completamente legale, ancora ad oggi, diciamo, l'impianto legislativo fa sì che ci siano azioni veramente quotidiane di agricoltori o persone o anche gestori di negozi che vendono questi tipi di articoli, che quotidianamente vengono incriminati per reati che non stanno commettendo, non solo a livello ideale, ma non stanno proprio commettendo secondo gli articoli di legge, infatti vengono sistematicamente assolti. Qui si parla anche sostanzialmente di un problema di aggiornamento delle forze dell'ordine, cioè appena c'è, le forze dell'ordine ancora sono in gran parte, hanno la forma mentis, che appena vedono un campo di canapa, nel dubbio vanno lì, mettono i sigilli, sequestrano e arrestano chi sta coltivando. Poi dicono, se ne occuperà Egitto. E questo veramente è un caso che si verifica sistematicamente.
e tante persone tra l'altro hanno anche abbandonato il settore per questo tipo di problema. E questo appunto è un'altra delle conseguenze che non sono immediatamente penali del discorso del proibizionismo. E questo è un po' il punto a cui siamo. Poi non so se vogliamo parlare anche, oppure fare, se qualcuno ha delle domande, magari parlando vado un po', vi dico anche delle cose che non sono molto interessanti per voi, non lo so. E si può parlare anche della situazione politica attuale, appunto di quello che è il percorso del progetto di legalizzazione o dell'antiproibizionismo. E diciamo che appunto come dicevi giustamente all'inizio, il dibattito sulla legalizzazione è completamente scomparso. E paradossalmente scompare nel momento in cui si forma un governo nel quale il primo partito, che è il Movimento 5 Stelle, è stato per tutta la scorsa legislatura il partito che più di tutti, assieme a Sinistra Italiana, più di tutti spingeva per la legalizzazione. E nella scorsa legislatura venne presentato un disegno di legge per la legalizzazione della cannabis in Italia, che è stata la proposta di legge di iniziativa parlamentare più presentata in Parlamento col maggior numero di firme dei parlamentari, cioè ha avuto qualcosa come quasi 300 tra parlamentari e senatori firmatari. E sostanzialmente tutto il Movimento 5 Stelle, tutta Sinistra Italiana, una parte minoritaria ma non così esigua del Partito Democratico, circa un quarto, un quinto dei parlamentari, e alcuni di Scelta Civica, l'ex partito di Monti, insomma. Della Vedova. Esatto, e di Della Vedova, che era appunto un po' l'animatore di quello che era stato questo intergruppo ex radicale. E questo progetto di legalizzazione, e poi è un discorso che affronterete meglio poi dopo quando si parla delle esperienze estere, prendeva un po', diciamo, da alcune esperienze estere, per cui era una proposta di legge anche abbastanza completa, anche scritta abbastanza bene, che prevedeva il diritto all'autocoltivazione a scopo di consumo personale, poi prendeva un po' l'esperienza della Spagna, dei cannabis social club, cioè del diritto di persone maggiorenni di associarsi in un numero definito, che è una proposta di legge italiana, se non sbaglio erano 50 persone, fare un circolo privato e coltivare senza alcuno scopo di lucro cannabis per i membri. E poi prevedeva anche la vendita da parte dello Stato, la produzione sotto monopolio, sotto regime di monopolio di cannabis da vendere in dei posti tipo i coffee shop o i dispensari che ci sono in alcuni stati americani dove è stata legalizzata la cannabis. Questa proposta di legge ovviamente non è stata approvata. Noi è stato chiaro in realtà, pur avendo raccolto tantissime firme, è stato chiaro presto che non sarebbe stata approvata in verità, perché tanto più per passare al Senato avrebbe avuto bisogno dei voti di tutto il Partito Democratico sostanzialmente. Renzi, segretario del Partito Democratico, disse chiaramente che la legge non era tra le priorità e non sarebbe stata votata, per cui ovviamente era chiaro che non sarebbe stata approvata. Per questo, diciamo, provammo anche come Dolce Vita a fare un pochino una campagna per riportare sul pianeta Terra, tra virgolette, quelli che erano i gruppi politici e alcuni dei politici che si erano più spesi per la legalizzazione, cercando di far sì che si capisse che il discorso non era necessariamente la legalizzazione o necessariamente tanto più una legalizzazione che volesse dire fare necessariamente i coffee shop o la vendita libera come negli Stati Uniti, eccetera. Va benissimo come progetto di lungo termine, però in Italia, per le ragioni che vi ho detto prima, siamo ancora al punto in cui, almeno credo, la prima cosa da fare sia sostanzialmente liberare i consumatori dall'incombenza del carcere e delle pene amministrative. Pene amministrative che spesso comportano anche la perdita del posto di lavoro, tra l'altro. E sostanzialmente questo è qualche cosa del quale non si parla mai, cioè nel senso, quando si parla di cannabis si parla sempre di legalizzazione sì, legalizzazione no. È un discorso importantissimo,
ma non è il più importante secondo me. Cioè, nel senso, la cosa importante da fare subito, e che purtroppo non è stata capita, forse nella legislatura precedente ci sarebbe stata qualche possibilità di approvare delle norme in questo senso, sarebbe banalmente, ad esempio, togliere la coltivazione a scopo personale dalle condotte classificate nell'articolo 73, che sono quelle che prevedono il carcere. Perché appunto, per qualche ragione, se tu scegli di finanziare le narcomafie e vai a comprarti la tua stecchetta di fumo in piazza, non stai commettendo nessun reato penale. Poi possono toglierti la patente, ma non stai commettendo nessun reato penale. Se invece ti coltivi una piantina in balcone, rischi fino a 6 anni di carcere. E questa è la prima questione da risolvere, secondo me, in Italia. E si potrebbe fare, appunto, senza grandissimi dibattiti sulla legalizzazione, appunto con piccoli interventi legislativi. E ora ci troviamo di fronte ad un nuovo governo dove immagino che non si parlerà affatto di legalizzazione, anche se appunto il partito principale ce l'aveva come punto del programma, e perché la Lega, no, la Lega ovviamente è assolutamente contraria. E Salvini si faceva le canne, fondò anche i comunisti padani e voleva la legalizzazione sotto controllo dello Stato, però ha cambiato idea, diciamo. E il problema qual è? Che oltre che non parlare più di legalizzazione, io temo fortemente che non ci sarà neanche più spazio per parlare di misure alternative al carcere per i consumatori, perché non solo siamo di fronte a una forza di governo, appunto la Lega, che è fortemente contraria alla legalizzazione, ma siamo di fronte sempre alla stessa Lega che ha sostanzialmente monopolizzato quello che sono i ministeri degli interni e l'impianto, diciamo, della visione della giustizia nel contratto di governo, che è qualcosa di aberrante. Cioè, veramente portare quella che cercavo di introdurre prima, cioè l'ideologia del degrado, l'ideologia del controllo, l'ideologia di vedere qualsiasi forma di condotta che non rientra nella norma come qualcosa che si tratta mano militare, cioè si tratta solo attraverso la repressione come problema di ordine pubblico. Di fronte a questa visione è un'idea che già ha detto che certezze della pena, togliere le misure alternative, la soluzione a tutte le carcere, immagino che già mantenere questo quadro sarà è il massimo che si può ottenere di fronte a questo governo, per cui ancora di più si è persa un'occasione grossa nella legislazione precedente. Per adesso direi di... Aggiungo solo una cosa, poi passo subito a Leonardo. A me fa abbastanza riflettere, tra l'altro, che di tutte queste operazioni, questi impianti di cui ci parlava Andrea, non se ne parla mai nei numeri, no? Cioè non si fa mai un ragionamento o comunque un'informazione su quali poi sono, no, i risultati, no? Le spese, fa abbastanza ridere, no? In un'epoca in cui si va a cercare il pelo nell'uovo e 35 euro al giorno per l'accoglienza e quei 5.000, cioè, no? Come se ogni euro debba essere giustificato, eh? E su questa roba qui non se ne parla, quando invece ci sono costi enormi, ingenti, no? Delle operazioni di polizia, quindi mi faceva abbastanza impressioni questa roba qua. Credo che Leonardo abbia qualcosa da aggiungere anche. Grazie a Federico, grazie dell'invito, grazie per essere stato invitato qui a Casa Madibe, ed è davvero un grande piacere. Aggiungo due cose, ringraziando anche Andrea per aver snocciolato i numeri, che di solito è un compito che spetta a me, ed è un compito molto noioso, per cui lo ringrazio due volte. Allora, per capire che legge abbiamo oggi, che è la legge del 90, Vassalli, Iervolino, Rosa Russo, Iervolino e Vassalli, dobbiamo ricordare che quella legge prevedeva anche la penalizzazione del consumo di droghe, ovvero fino al referendum del 93 si andava in carcere fumando una canna. Ci sono stati una serie di suicidi in carcere, c'è stato un referendum promosso dai radicali e da altre forze politiche e associative, ma l'impianto resta quello, cioè quello del
punire il consumo di droghe. Tutto l'impianto resta quello. Restando sulla legge che abbiamo oggi, non è proprio vero che nella scorsa legislatura non si è fatto nulla, si è fatto pochissimo, stiamo parlando proprio di tecnicismi giuridici. È stato fatto prima della sentenza della Corte Costituzionale un piccolo ritocco all'articolo 73 per quel che riguarda il famoso comma 5, che è quello dei reati di piccola entità, facendolo diventare fattispecie autonoma e di fatto allora riuscendo a evitare che coloro che erano margine fra piccolo spaccio e consumo potessero evitare il carcere abbassando la pena edittale. Poi paradossalmente e questo era per tutte le sostanze, paradossalmente la Corte Costituzionale l'anno dopo ha di fatto annullato la Fini-Giovanardi, non ha annullato quella norma del comma 5 che riguarda tutte le sostanze, per cui probabilmente, e qui siamo un altro tecnicismo, tutti i problemi che abbiamo di spaccio diffuso, e anche perché adesso nel comma quinto non sono distinte le sostanze, ma la lieve entità è per tutte le sostanze, non per differenziate le pene fra cannabis e altre. Mi fermo qui perché è una cosa noiosa dalle gulei, però è evidente che la legge sulle droghe associata alle leggi sull'immigrazione, la Bossi-Fini, sono le due leggi criminogene nel nostro paese e producono, come ricordato prima da Andrea, di fatto metà dei detenuti nelle carceri, perché se sommiamo i detenuti per articolo 73-74, i tossicodipendenti che non detenuti per 73-74 hanno comunque compiuto reati legati al loro stato di tossicodipendenti, se aggiungiamo questi stranieri che sono finiti, arriviamo a oltre metà della popolazione carceraria italiana. E di questa la gran parte per cannabis. La cannabis al momento, secondo i dati del Dipartimento Antidroga, rappresenta l'80% dei consumi di sostanze proibite nel nostro paese, circa 2.900.000 persone in Italia. Rappresenta il 90% dei sequestri delle forze dell'ordine. Questo perché anche pesa di più, se diciamo per conformazione è più pesante. Il 50% delle denunce in Italia riguardanti i reati di droghe sono per cannabis, come diceva prima Andrea, l'80% delle sanzioni amministrative in questi 28 anni di legge Iervolino sono stati per cannabis. Una generazione intera, perché 1.200.000 persone è una generazione che è stata colpita in questi anni. Eppure la cannabis, definirla droga è difficile, ha degli effetti, sicuramente non è una sostanza da assumere con leggerezza. Detto ciò, solo lo 0,53% dei consumatori di cannabis nell'ultimo anno accede poi ai servizi, che è una percentuale addirittura più bassa di uno studio che hanno fatto recentemente in Canada, che dava il 2%. La gran parte di coloro che accedono ai servizi, cioè SERP eccetera, sono consumatori ovviamente di sostanze ben più pericolose. Tutto questo pone nel nostro paese, costa al nostro paese almeno 4 miliardi di euro, è il conto che ha fatto in modo tra l'altro molto prudenziale un professore dell'Università La Sapienza di Roma, Andrea Rossi, lapsus. No, ma lo trovate nel libro bianco sulle droghe che è fuori luogo insieme ad altri e pubblico ogni anno.
4 miliardi divisi fra entrate ma anche minori costi. I costi della repressione si assommano circa 1,5 miliardi di euro e comunque con stime molto prudenziali sia rispetto alle entrate che rispetto ai reali consumi in Italia. Finisco qui la parte italiana. È vero, in Italia il dibattito si è zittito dopo c'è stato primo paese in Europa, sicuramente non al mondo, perché in Canada questo dibattito e in Uruguay questo dibattito c'era stato, primo paese in Europa in cui c'è stato un dibattito parlamentare sulla legalizzazione della cannabis, durato qualche ora e con interventi piuttosto imbarazzanti di molti deputati. Fatto sta, di fatto è sceso il silenzio, come se fossimo ancora nella situazione di qualche anno fa in cui io faccio politica, mi occupo di antiproibizionismo da un quarto di secolo ormai e mi è sempre stato detto la cannabis non è una cosa che porta voti, meglio non parlarne, cioè. Eppure non è più così. Non è più così perché almeno dal 2013 chi ha discusso di cannabis, ha fatto proposte rivoluzionarie anche contro l'opinione pubblica dello Stato, in particolare l'Uruguay, ha poi avuto invece un successo elettorale. Parto da qui per parlarvi di quello che è in questo momento il continente più interessante dal punto di vista delle politiche sulle droghe, ovvero le Americhe, che da sud a nord, sulla cannabis in particolare, ma non solo, potremmo parlare della foglia di coca, lasciamo stare, sta di fatto guidando un tentativo di rinnovamento delle politiche internazionali sulle droghe. L'Uruguay è stato il primo Stato nazionale a legalizzare la cannabis, lo ha fatto con un intervento legislativo proposto dal governo. Nel 2013 solo il 33% degli uruguaiani era a favore della legalizzazione della cannabis, per cui non è stata una cosa fatta sull'onda populista, che peraltro in Sud America notoriamente è abbastanza forte, ma è stato un ragionamento fatto rispetto alla realtà dei problemi che l'uso di cannabis realmente e scientificamente pone, paragonato ai problemi che invece l'illegalità di questo uso pone. Mujica ha deciso, fra l'altro prendendo spunto da una proposta di legge italiana, che era quella fatta da Franco Corleone e firmata anche da Bobo Maroni, ricordiamolo, nella legislatura 96-2001, scusate, prendendo spunto da lì ha promosso una legislazione che ci dà un primo modello, che è un modello molto statalista. Diciamo, Mujica ha una storia personale politica particolare, il modello è un modello in cui lo Stato dà licenze, credo che ne abbia date due, licenze di produzione, ma è lui che distribuisce le farmacie. Coloro che vogliono consumare cannabis devono iscriversi a un registro pubblico, sono ad oggi 24.300 gli iscritti acquirenti di cannabis su 5 milioni circa di abitanti dell'Uruguay. Chi vuole coltivare può coltivare, autocoltivare, e deve ovviamente registrarsi, e sono 8.500 coloro che si sono registrati e si possono creare cannabis social club, sono 91 con un massimo di 99 aderenti a club. Questo modello, al di là dei problemi, di fatto la cannabis in farmacia per il consumatore non medico è arrivata l'estate scorsa,
qui a poco meno di un anno la legalizzazione reale della cannabis ricreativa, ha un prezzo che è molto basso, perché stiamo parlando di un dollaro al grammo, per cui un prezzo concorrenziale in teoria, sicuramente rispetto ai prezzi nostri, un po' meno concorrenziali rispetto a quelli uruguagi, dove c'è un'importazione dai paesi limitrofi abbastanza spinta. Fatto sta che la cannabis non si trova, ci sono lunghe file davanti alle farmacie di Montevideo e non solo per averla. Pare che sia di buona qualità, però ci dicono i nostri corrispondenti locali. Cominciano ad esserci, anche qualche dato: i reati legati alle droghe sono diminuiti del 20%, di certo non è stato intercettato tutto il mercato illegale, di certo, soprattutto in un paese che ha vissuto una dittatura fino a pochi anni fa, il fatto di iscriversi a un registro pubblico come consumatore di droghe non aiuta, diciamo, venire alla luce da parte delle persone. Ma quello è un modello che è stato attuato, non risultano in Uruguay particolari problemi di ordine pubblico o di incidenti, come spesso ci viene adombrato dai più rigidi proibizionisti. Un altro modello che più o meno negli stessi anni è venuto a crearsi è quello del modello degli stati americani, degli Stati Uniti d'America, ovvero di fatto la grande contraddizione, ovvero lo stato che ha inventato anche il termine War on Drugs, che si deve a Richard Nixon nel 71, che vedendo la guerra del Vietnam un po' cominciava a vedere le prime difficoltà, mettiamola così, ha trovato un nuovo obiettivo, e il nuovo obiettivo erano i consumatori, il nuovo nemico erano i consumatori di droghe, in particolare di cannabis, meglio se neri, afroamericani, latinoamericani, meglio ancora se erano pure hippie, e così il movimento di contestazione veniva represso. In quella situazione, cioè nello stato che ha creato e ha guidato la guerra della droga, poi presa, diciamo, in carico dalle Nazioni Unite, dai suoi uffici, si sono avuti i primi referendum popolari in cui, stante un processo di normalizzazione della cannabis legato a precedenti referendum sulla cannabis terapeutica, si è cominciato a vincere il referendum. Prima in Colorado, in Oregon, in Alaska, così via, fino ad arrivare al 2016, in cui la chiave di volta probabilmente è stata la vittoria del referendum in California, dove già vigeva una regolamentazione della cannabis terapeutica piuttosto ampia. Fatto sta che la quinta potenza economica mondiale, perché la California rappresenta il quinto PIL al mondo, ha un PIL equiparabile a quello della Francia, ha dal 1 gennaio di quest'anno reso legale l'acquisto e la vendita, la produzione, distribuzione, vendita e acquisto di cannabis, con modelli piuttosto differenti da Stato a Stato. Una cosa che accomuna tutti è comunque l'impronta tipicamente americana, statunitense, dal punto di vista economico, per cui stiamo parlando comunque di un mercato aperto, non troppo aperto perché ci sono delle licenze da acquistare. È interessante vedere come alcuni stati, in particolare Massachusetts, che è uno degli ultimi che sta avviando la legalizzazione, si siano posti il problema di come porre rimedio alla repressione sulla cannabis degli anni precedenti. La California in primis ha previsto di fatto un'amnistia per i reati connessi alla marijuana, per coloro che appunto li avevano commessi, e anzi un tentativo di far accedere
queste persone al mercato della cannabis. In Massachusetts addirittura le licenze sono state aperte in anticipo da aprile di quest'anno per coloro che, per i soggetti economici che in qualche modo coinvolgevano persone che erano state accusate e magari incarcerate per uso o produzione, vendita, spaccio di cannabis, e per coloro che vivendo nei quartieri più, chiamiamoli malfanati, comunque nelle periferie urbane e nei quartieri più disagiati, avevano subito il peso della repressione. E per gli altri apriranno a luglio. Per cui, pur con un'impostazione assolutamente assolutamente capitalista del mercato, molti stati addirittura privilegiando l'integrazione verticale, ovvero avere licenze che prevedano produzione, distribuzione e rete di vendita all'interno della stessa licenza. Altri paesi, ad esempio come Massachusetts, questa cosa la stanno evitando, facilitando l'ingresso di soggetti di un certo peso. Non è un caso che i grandi non network, le grandi società sia dell'alcol che del tabacco siano interessate a questo mercato. Mercato che però rimane ancora illegale dal punto di vista federale, tant'è che i proventi delle vendite, e questo è anche il motivo per cui le big tobaccos e gli altri non si sono ancora gettati a capofitto sulla cannabis, i proventi di queste vendite non possono essere versati in banca, perché le banche non possono ricevere soldi che provengono da un commercio che dal punto di vista federale è illegale. Ormai tutta la costa est, ovest degli Stati Uniti è di fatto marijuana friendly. Se domani il Canada approverà la legge sulla legalizzazione, dal Canada fino al Messico, che ha depenalizzato con sentenza della Corte Costituzionale il consumo di cannabis, si potrà consumare cannabis liberamente, stando attenti a non passare i confini, perché nel momento in cui passi il confine fra California e non mi ricordo chi c'è sopra, se l'Oregon, Washington direttamente, si rischia di essere fermati dalla polizia di frontiera o dall'FBI ed essere arrestati. Un altro modello, l'ho appena citato, è quello canadese, che possiamo vedere come una mediazione fra il modello spinto capitalista e il modello spinto statalista, ma di spinto forse non c'è poi moltissimo, perché è un modello che prevede, domani il Senato dovrebbe dare il voto conclusivo al Cannabis Act voluto dal Premier liberale Trudeau, e sempre che non ci debbano essere rimpalli fra Camera e Senato, potrebbe già da fine settimana essere siglato dalla regina Elisabetta e quindi essere in vigore. Dicevo, questo modello prevede una regolamentazione statale per quel che riguarda la produzione, mentre tutto quel che riguarda distribuzione e vendita della cannabis è delegato agli enti province, territori periferici. Questo sta provocando sistemi di regolamentazione piuttosto diversi. Chi prevede di affidare al proprio, chiamiamolo, monopolio che già gestisce l'alcol anche la cannabis, come l'Ontario, notare
che basta andare a vedere i siti del nostro monopolio di Stato che distingue per esempio il tobacco e il monopolio, l'azienda statale, di proprietà statale che gestisce l'alcol per l'Ontario, che si capiscono le differenze. Da una parte c'è una pagina burocratica con solo testo, dall'altra parte la pagina delle offerte su vino, birra e altro, perché comunque con un'impostazione che comunque è anglosassone ed è da quel punto di vista meno stringente rispetto a quella che possiamo ipotizzare noi italiani. Ed altri stati come British Columbia, che è lo stato più a ovest degli Stati Uniti, del Canada, che invece lascia più aperta la strada ai privati. Cioè, fondamentalmente c'è chi dice no, saranno solo di fatto i monopoli provinciali a vendere la cannabis, e chi dice no, invece apriamo anche a coffee shop o comunque altre realtà private. Io mi fermerei qui. Grazie Leonardo. Allora io vorrei chiedervi un contributo, visto che si è parlato appunto di queste anche differenze, no, in giro per il mondo, di qual è la situazione in Italia, di qual è il governo che abbiamo e quindi comunque dell'impostazione, se vogliamo, ideologica che finora ha dimostrato. Cioè, come vedete, qual è secondo voi, come dire, lo stato dell'arte del, chiamiamolo così, del movimento, no? Cioè, antiproibizionista in Italia, e anche magari se, cioè, come le differenze ci sono anche magari con altre parti del mondo. Nel senso, se da una parte è chiaro a tutti che questo governo non l'ha inserito questo famoso contratto, e non ce l'ha neanche nella testa, anche se appunto il Movimento 5 Stelle in realtà si era dimostrato anche una sensibilità diversa, quindi comunque non è nell'agenda politica questa cosa. Questo mostra, come dire, un motivo in più, un impegno, una sfida in più per il movimento antiproibizionista, che però indubbiamente è mutato, sta cambiando, non è in ottima salute, dobbiamo dircelo, in Italia. E però insomma, quello che sta succedendo anche in America, soprattutto nelle Americhe, diciamo, soprattutto, magari ci può anche far fare dei parallelismi, no? Dei confronti su quello che si è mosso là, come si è mosso, cosa si sta muovendo qua. Ecco, se avete voi insomma un vostro contributo, un'idea da condividere, per magari anche provare a sviluppare un dibattito per chi vuole. Allora, io credo che da questo punto di vista, poi Leonardo, che segue più di me, diciamo, ciò che accade nell'America, saprà anche confermare se questa visione è giusta, se, secondo lui. Uno dei punti di differenza forte e forse anche decisivo da un certo punto di vista che c'è stato negli Stati Uniti, dove, come spiegava giustamente, il grosso della legalizzazione è avvenuto in base a referendum popolari, per cui non solo con l'approvazione politica, ma anche ovviamente basandosi su campagne elettorali massicce, perché è inutile nasconderselo, per far vincere sia la legalizzazione non è bastata le campagne di opinione, ma sono state necessarie campagne economiche forti, cioè si sono raccolti milioni di dollari attorno alla causa della legalizzazione. E la differenza forse sostanziale dai movimenti antiproibizionisti come eravamo abituati a conoscerli e come in Italia ancora sono maggioritari, cioè movimenti di opinione che parlavano principalmente del diritto a innanzitutto fare del proprio corpo ciò che si vuole e di reclamare in un certo qual modo il fatto che la cannabis non fosse una droga, che non doveva essere repressa, eccetera, si è passati essenzialmente a un discorso che è in parte differente, cioè l'antiproibizionismo
negli Stati Uniti si è strutturato come, come sempre accade negli Stati Uniti attorno a questo tipo di battaglie, come lobby. Lobby principalmente anche, forse non solo, ma anche economica. Cioè laddove ci sono state campagne per la legalizzazione, i maggiori finanziatori dell'opzione per la legalizzazione del sia referendum per le campagne elettorali sono stati molto spesso gli attori economici che miravano ad entrare nel mercato della cannabis legale. E questo sicuramente è qualche cosa che è uno scatto in un certo qual modo, è qualche cosa di molto differente, appunto ha in qualche modo cambiato l'essenza dell'antiproibizionismo. In Italia non c'è qualcosa del genere, però diciamo che in un certo qual modo c'è qualche barlume di tentativo, nel senso che vi accennavo prima di quello che sta succedendo, cioè il mercato della cannabis light. Il mercato della cannabis light è qualche cosa che inizia a significare dal punto di vista economico. Si parla ancora cifre tutte da verificare, ancora in aumento costante, per cui ancora non stabili, però di qualche milione di euro di fatturato, probabilmente più di 10 milioni di euro di fatturato. E alcune di queste aziende si muovono, una principalmente che è Easy Joint, quella che ha iniziato questo percorso, il cui titolare è anche un attivista, nel senso che è una persona che è iscritta ai Radicali di Parma, e sempre stata attiva in un certo qual modo nel movimento antiproibizionista. Il suo obiettivo esplicito è quello di fare, attraverso il mercato della cannabis light, gli introiti eccetera, oltre che fare un business redditizio, fare la lobby per la legalizzazione, cioè in un certo qual modo l'idea è: non funziona la battaglia antiproibizionista come è stata condotta per 30-40 anni, bisogna fare come gli americani, far capire che è innanzitutto un discorso economico. Questo è qualche cosa che mi sembra, poi chiudo, che ha anche dei risvolti, cioè nel senso si nota, a me personalmente ho notato particolarmente come quando si parlava del progetto di legge per la legalizzazione in Italia, il discorso andava quasi sempre a cadere sul PIL. Va benissimo, è fondamentale, abbiamo visto quali sono i costi assurdi del proibizionismo, ci sono stime che parlano che la legalizzazione, oltre che togliere quei 3 o 4 miliardi, forse di più, di spese per il mantenimento dell'impianto proibizionistico, potrebbe portarne almeno altrettanti tra proventi della tassazione, insomma il mercato della cannabis legale. Va benissimo, detto questo, facciamo sì che non sia l'unico discorso, cioè anche perché poi, voglio dire, se l'aumento del PIL mi serve per fare la flat tax o per rimpatri degli immigrati, me ne frega anche poco, voglio dire. E il discorso importante, secondo me, è: qualora sia necessario passare a un discorso più di tipo economico e lobbistico per fare antiproibizionismo, sarebbe, diciamo, costruttivo che non si dimenticasse che appunto prima di tutto è un discorso di giustizia verso chi sta in carcere, e di convertire appunto un po' la visione da quello che è l'impianto repressivo a trattare finalmente alcune dinamiche come questioni sociali e non questioni di ordine pubblico. Questa è un po', però diciamo il cambiamento in atto mi sembra un po' questo, ecco. Grazie Leonardo. Sì, io siccome ricordo, diciamo, il movimento antiproibizionista di 20-25 anni fa, ed era un movimento evidentemente che si sentiva sicuramente più forte di quello che è adesso, che forse lo era, ma che ebbe, diciamocelo, scarsissimi risultati. Nel 97-98 si cercò di raccogliere le firme su delle proposte di legge, una per la legalizzazione della cannabis, si arrivò a 15.000 firme.
nel 2016-17 sono state raccolte 68.000 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della cannabis, che grazie al fatto che non si è andati al voto dopo tre mesi rimane in questa legislatura. Allora, io già non credevo che passasse la volta scorsa, vedo difficile che possa passare questa, però se andiamo a vedere i numeri, diciamo, con al solito il Senato è un po' complicato, forse i numeri ci sarebbero anche, in teoria ci sarebbero anche. E una delle cose che noi cercheremo di sfruttare è questa apertura del governo col ministro per la democrazia diretta e del presidente della Camera rispetto alla discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Quella è una delle proposte di legge che è depositata alla Camera, da quella si riparte, che fra l'altro noi come associazione, come Società della Ragione, Forum Droghe ed altri, ne abbiamo presentato e ne presenteremo tramite alcuni parlamentari delle altre leggermente diverse, ma trovo che quella presentata appunto da Legalizziamo, a cui noi abbiamo aderito, tanti altri, credo anche Dolce Vita, fra l'altro, quella è una proposta di legge che secondo me probabilmente è la più realizzabile e più aperta di quelle presentate. Poi su quella proposta di legge, ad esempio, non so se i 5 Stelle siano d'accordo, nel senso che è un po' troppo non liberista, liberal per loro, però quella è una base di partenza. Su come la società può recepire il messaggio, e perché io credo che rispetto a 25 anni fa, magari con un movimento antiproibizionista più sfilacciato, ma poi non credo tanto, oggi sia più facile, è perché oggi è in atto da alcuni anni un processo di normalizzazione dell'uso particolare della cannabis, che è esemplificato dal fenomeno della cannabis light, che io continuo a non capire perché uno se la debba comprare, lo dico tutte le volte al fondatore di Easy Joint, ma resta il fatto che vedere dal tabaccaio, che poi si prende la multa, lasciamo stare, al grow shop, comunque vedere i fiori in giro in modo libero e da qualche settimana anche quasi legale, è un fatto che è paragonabile al processo di normalizzazione che, come dicevo prima, negli Stati Uniti è partito dalla cannabis terapeutica, ovvero dal fatto che le persone hanno cominciato a vedere che quella non era la pianta del demonio, ma era la pianta che aiutava il nonno a superare i dolori dell'artrite, aiutava il fratello a mangiare durante un ciclo di chemioterapia, aiutava lo zio per il glaucoma, e ha visto che né il nonno è morto per overdose, né lo zio si è andato impazzito per o è diventato depresso per l'uso di cannabis, quel processo ha permesso poi che ci si ponesse la questione, ma insomma le cose ci dicono questo, il fatto che ci sia stata tale diffusione della cannabis terapeutica ha cominciato anche a associarsi a studi che hanno dimostrato tutta una serie di cose, che la cannabis non porta all'uso di eroina, lo sapevamo già, ma oggi ci sono studi che negano ogni correlazione, anzi dicono il contrario, che la cannabis può essere la sostanza di uscita da dipendenze gravi come quella degli oppioidi.
dicono che non ci sono non c'è stato nessun aumento del consumo di adolescenti, non solo per l'implementazione di legislazione sulla terapeutica, ma anche dopo l'introduzione della legalizzazione della ricreativa, ad esempio in Colorado. Anzi, il consumo di adolescenti, come dimostrato dall'esperienza olandese, si abbassa nel momento in cui la sostanza diviene legale. È diminuita la criminalità, cioè negli stati che hanno legalizzato la cannabis terapeutica, non quella ricreativa, a ridosso del confine col Messico, i crimini violenti sono diminuiti del 15% in media, dal 17% della California al 7% dell'Arizona. E di fronte ai fatti, poi ovviamente diciamo, la mentalità statunitense è un po' diversa da quella italiana, in cui i fatti fanno fatica ad uscire diciamo, già delle fonti di informazione, figuriamoci nel dibattito pubblico. Però guardando i fatti, dopo diviene anche più facile trovare gli spazi politici per agire. Io ho l'impressione che non è questa la legislatura, ma la prossima potrebbe essere una legislatura dove si arriva a una discussione seria, pragmatica sulla questione. Volevo dire un'altra cosa, ma non me la ricordo, per cui ti lascio. Se ti viene in mente. Sì, no, condivido molto quello che dicevano sia Andrea che Leonardo. Io mi è venuto in mente prima appunto di dire che il nonno non è impazzito, no? Perché c'è una famosa pubblicità americana del anni 40, insomma, anni del proibizionismo, in cui appunto si vendeva, diciamo, questa immagine dei consumatori di marijuana come appunto questo impazzimento collettivo, questa insomma, fa abbastanza ridere, però in realtà non faceva ridere al tempo, ecco, era un messaggio molto chiaro, un'operazione molto chiara. Sono d'accordo che appunto comunque con il pro e contro, con tutte le sfumature di opinione che uno può avere, questo processo che sta avvenendo in Italia, quindi questa della light, insomma, eccetera, eccetera, contribuisca molto, diciamo, a rompere i tabù o comunque iniziare a parlare in modo diverso. Io penso, e questo dico appunto anche la mia visione personale, che cioè un movimento antiproibizionista serio, maturo, non possa non guardare anche a questa cosa qua, nel senso, non guardare i risvolti oggettivi di quello che sta portando questa cosa. Certo è che non è possibile limitarsi soltanto a una mera produzione di street parade, insomma, che magari ci possono anche piacere fino a un certo punto, però ecco, non è sicuramente quello il canale con cui si riuscirà a sfondare, diciamo, definitivamente questa porta. È uno appunto dei motivi per cui noi abbiamo deciso di fare questa campagna, è appunto cercare di andare non solo oltre il proibizionismo, ma anche oltre alla solita narrazione dell'antiproibizionismo, e soprattutto di riuscire a parlare a tutte e tutti. Cioè, io non mi stancherò mai di dirlo, il superamento dell'impianto proibizionista è un bene per l'intera società. Io penso che la discussione di stasera abbia contribuito a dimostrarlo. Ci sono sicuramente dei benefici economici, ci sono sicuramente dei risvolti sociali e culturali. L'insieme di questa cosa qua ci porta, secondo me, logicamente a pensare a un processo di legalizzazione come veramente l'unica soluzione, visto anche appunto quello che, come dicevo inizialmente, succede nelle nostre città e come viene questa cosa utilizzata. Mi è venuto in mente, ed è una cosa che diceva Andrea, su cui sono molto d'accordo, purtroppo il dibattito pubblico
derivante da un ventennio securitario che adesso ha la sua appendice per altri almeno 5 anni, ci ha fatto perdere completamente il senno per me, ma comunque la visione del concetto di libertà. E ti dimenticavi questo? No, è la cosa fondamentale. È la cosa fondamentale. No, ma la cosa fondamentale, oggi se tu vai a chiedere perché una persona è favorevole alla legalizzazione della cannabis, quella che per me è sempre stata la prima, ovvero la libertà, perché uno non si deve poter fare una canna, visto che non fa del male sicuramente agli altri, probabilmente se ne fa, ne fa poco a se stesso, ma perché poi ci sono i costi sanitari a cui bisogna pensare, uno si fa anche queste cose. Ma io faccio l'avvocato del diavolo, per cui. Ebbene, quella motivazione non è più la principale, anzi è assolutamente residuale. La motivazione principale è togliere denaro alle mafie, ed è una motivazione ovviamente su cui tutti concordiamo, ma che nella mia formazione antiproibizionista era una dei corollari della legalizzazione, ovvero e l'altra è quella del PIL, cioè del PIL più che altro delle risorse economiche. Ora, io credo che noi non dobbiamo rimodulare le nostre idee rispetto a quello che pensano gli altri, però fare i conti con quello che è un comune sentire che oggi se mettono, forse c'è già una telecamera davanti a questa strada, voi magari non siete contenti, ma il dirimpettaio è contentissimo. Basta pensare, adesso non c'entra nulla, a come è stata presa la nuova direttiva sulla privacy. Io vengo dai tempi in cui Rodotà ci spiegava tutta una serie di cose, oggi chi se ne frega, è solo una rottura di scatole, scusate se sono sceso un po' di livello. C'è stato un ormai non so, un deragliamento totale di quelli che erano principi della sinistra e non solo della sinistra, perché se parliamo di libertà c'era qualcuno che aveva chiamato anche il proprio partito così, che su cui dobbiamo fare, con cui dobbiamo fare i conti e con cui dobbiamo cercare di capire come ripartire. Grazie. C'è qualche domanda? Da dove passa? Da quale norma passa? Cioè, allora, concretamente, a Rimini c'è una fiera dei fiori che è stata 10 giorni fa e all'interno di questa fiera c'era una bellissima pianta di canapa in esposizione. Il fioraio che c'è qua dietro ha 3-4 piante esposte, che tra l'altro le vende 20 euro l'una, sono piantine, insomma. Cioè, come fa? Perché io questo non l'ho capito. Allora, c'è stata nel 2016 una legge per l'incentivazione della filiera della canapa agroindustriale che ha di fatto rimesso a posto una normativa che prima prevedeva che chi voleva coltivare cannabis che fosse al di sotto di una certa percentuale di THC, che è il principio attivo psicotropo ed è il principio attivo per cui la cannabis è nelle convenzioni internazionali e nella legge italiana, nella tabella sulle droghe, al di sotto dello, qui c'è stato ampio dibattito in questi mesi, al di sotto dello 0,2% di THC,
una pianta con seme certificato essere nell'elenco delle varietà di cannabis definito dall'Unione Europea è coltivabile liberamente? Perché la sua piantina sul terrazzo, se non acquistata tramite un florovivaista, lei non è un'azienda agricola, per cui non può piantarla. Se l'acquista da un'azienda agricola per florovivaista, sembra che lei mantenga l'etichetta da cui si evince che quel il seme è quella la può tenere sul terrazzo, poi sinceramente se passa il carabiniere non so cosa succeda, però quella lì è legale. C'è stata una circolare emanata dal vice ministro dell'agricoltura due giorni prima che il governo Gentiloni portasse via i scatolini dagli uffici, che ha chiarito tutta una serie di cose, fra cui il limite di THC, c'era dibattito appunto e si è definito che lo 0,2 è il limite di THC consentito anche nei prodotti che vengono poi venduti, per cui nel fiore per uso tecnico o per qualsiasi altro uso lo voglia fare, come nella tisana o nei biscotti, tutto quello che viene prodotto, che veniva già prodotto con la canapa, nel senso che non è che non ci fosse prima. Oggi c'è una regolamentazione più larga e una definizione più precisa dei limiti adesso di sostanza interna. Volevo chiederti questo, ma i semi che si vendono normalmente sono semi che hanno un valore inferiore al THC, oppure i semi non hanno? THC di nessun tipo di THC si sviluppa poi nella. Il seme di per sé non ha THC, cioè non contiene THC al suo interno. Il THC si forma poi nella pianta, esistono sementi certificate inserite nell'elenco che producono alla fine una pianta con determinate quantità di principi attivi, THC, CBD, CBG, tutti i 100 e passa principi attivi, e i semi sono espressamente esclusi dal divieto, dal controllo da parte delle convenzioni internazionali. Cioè i semi si sono sempre potuti vendere, nonostante ci siano stati anche qui sequestri, processi, eccetera. Però i semi si sono sempre potuti vendere. Il reato, mettiamolo così, parte nel momento in cui quel seme viene fatto germinare. A quel punto è potenzialmente, se è un seme di una pianta che può produrre THC nei limiti super. In relazione al discorso dell'antiproibizionismo, se noi consideriamo che è stato introdotto il reato di immigrazione clandestina, e l'immigrazione clandestina ai miei tempi, non parliamo di 25 anni fa, parliamo di 40 anni fa, era un reato di Stato, no? Cioè un reato che consiste in che cosa? Il fatto che io non ho un permesso. Quindi è un reato amministrativo, quindi il problema non si pone per quanto riguarda le giustificazioni perché non fa male, perché questo, perché no, ma è una mentalità che ha portato a questo punto al fatto di andare a punire qualsiasi comportamento che è deviante. Cioè, quindi il movimento antiproibizionista non può partire dal discorso che fa bene, non fa bene, fa male, non fa, ma dal fatto dei diritti di libertà, anche se non sono più capiti, non so che cosa, però rientra all'interno del discorso del reato di immigrazione clandestina, che è un'assurdità giuridica, cioè è reato semplicemente non avere una firma sul passaporto. Questo è assurdo dal punto di vista giuridico.
dibattiti vecchissimi, no? Però è stato reintrodotto tranquillamente. Posso dire una cosa anche io, poi magari rispondete su questa cosa della libertà. Allora, magari non è stata affrontata, magari tra di noi si dà anche per scontato, però ecco, penso che sia chiaro a tutti che il principio di libertà, appunto, posso fare ciò che voglio con il mio corpo, sia il principio cardine. Quello che magari si è tentato di dire anche nel testo e anche nella discussione è anche, come dire, una strategia comunicativa, nel senso, dobbiamo anche parlarci chiaro, cioè puntare soltanto sulla libertà non ci ha portato a un'esplosione di antiproibizionisti in Italia, cioè ci ha portato alla legge Revolino Vassalli e alla legge Fini Giovanardi e ci ha portato ora al governo con ministro dell'interno Salvini. Cioè, allora, in questo quadro secondo me si inserisce una battaglia antiproibizionista che ha ovviamente a livello politico come cardine il principio di libertà, ma secondo me che deve trovare anche delle strategie per riuscire a parlare a sempre più persone. Cioè, questo secondo me, sì, sì, certo, questo secondo me, nel senso, è anche un discorso proprio di comunicazione. Poi se, insomma, ce la vogliamo raccontare tra di noi è chiaro, però secondo me la sfida è quella appunto di, cioè, riuscire ad avere una legge diversa in questo paese qua, quindi questo è... Sì, sono perfettamente d'accordo sul percorso, sulle strategie che bisogna adottare, lo ricordava prima fra tutti quella di bloccare quella barbarie che stanno facendo verso ragazzini consumatori di spinello che devono vivere un disagio sociale e poi estenderlo addirittura alla loro famiglia e tutta la conflittualità che... Per cui siamo tutti d'accordo su quella strategia, però io tenderei sempre a rimettere in primo piano il discorso della libertà, anche a fronte di un ragionamento, voglio dire, sì, una volta il movimento antiproibizionista viveva più di icone hippie, di capelli lunghi, di figli dei fiori, lo dice un nonno dei fiori, però anche una sensibilità è cambiata. Pensate al fine vita, fino a poco tempo fa assolutamente improponibile, la chiesa dico, lo additava come uno dei massimi peccati, non venivi nemmeno fatta la funzione in chiesa, non che l'abbia frequentata, ma mi dicono. Quindi questa sensibilità di fatto è cambiata, questa sensibilità ragiona nei termini di libertà dell'individuo. Perché dico tenerla sempre assolutamente presente? Perché anche una delle altre cose immediate che può sortire una depenalizzazione e quindi un'autoproduzione è quella di segare le gambe a Camorra, Ndrangheta e compagnia briscola. Però io non vorrei che a queste, anche se meno dannosa, fosse sostituite le lobby, l'industria. Qui tra l'altro siamo in un posto dove a un certo momento è nostro patrimonio questa rivendicazione di libertà, quindi anche l'antiproibizionismo è nostro patrimonio. E poi, proprio perché si parla di oltre il proibizionismo, insomma, questa sostanza, le cose che abbiamo detto adesso valgono per tutti, consumatori e non consumatori. Parlando invece, dedicandomi più prettamente ai consumatori, sappiamo benissimo che questa sostanza, i cannabinoidi in generale, che meno male che ci sono, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, non c'è neanche bisogno perché li produciamo da soli, ne abbiamo, il nostro sistema endocrino li produce. Questa molecola, questa sostanza fa qualche cosa di più che dare del benessere, lo dicevano i figli dei fiori appunto, fa pensare. Forse c'è bisogno di ritornare, non è spiritualità, è soltanto trascendere da quello che ci hanno insegnato che è, perché è così. Questa molecola può anche farci progredire come specie umana
verso altri traguardi che non siano semplicemente il PIL, il mercato e queste cose qua. Assolutamente, grazie mille del tuo intervento, di tutti gli interventi in realtà. E per, proprio per questo, allora, chiarisco una cosa. La nostra posizione come Casa Madiba è esattamente questa, nel senso, quello che noi abbiamo cercato di fare stasera, appunto, con questo confronto, no, tra quello che ci siamo anche un po' domandati noi con gli interventi, cioè a cosa può servire, no, fare un confronto tra i vari processi di legalizzazione? Proprio per mettere in evidenza quali sono, no, poi i rischi di alcuni processi di legalizzazione. Perché è chiaro, se la legalizzazione è in mano al mercato, sostituisci una mafia con un'altra. Cioè, questo mi sembra abbastanza chiaro. Però, solo mettendo a confronto tutte queste esperienze, è probabilmente la verità, la certezza in tasca non ce l'ho sicuramente io, non penso non ce l'ha nessuno. Forse si può riuscire a far capire anche a altri, a chi non vive direttamente questa cosa. Quello che hai detto è preziosissimo e ne terremo conto. Questo poi, esatto, questo poi andiamo a chiudere. E questo appunto è il primo incontro. Uno degli obiettivi è farsi anche una sorta di cassetta degli attrezzi, nel senso anche proprio di linguaggio, di punti chiave su cui sviluppare un ragionamento che vorremmo portare avanti nei prossimi mesi. Io vi invito tutti, insomma, a seguire i prossimi eventi insomma, targati oltre il proibizionismo. Vi invito anche a seguire Dolce Vita e Fuori Luogo, che sono veramente delle fucine di informazione e riflessione su questo tema, fondamentali. Mi permetto anche di invitarvi a leggere questo ottimo libro di cui Leonardo è coautore, che si chiama appunto La cannabis fa bene alla politica. Sta girando in queste settimane in tutta Italia, Leonardo è impegnatissimo, è sicuramente un ottimo, io non ho ancora avuto la fortuna di leggere e me lo leggerò, ringrazio Leonardo di averlo portato, però è uno appunto di un altro tassello verso il percorso che stiamo intraprendendo per andare oltre il proibizionismo. Quindi ringrazio davvero Andrea e Leonardo per essere stati con noi. Non si vede più nessuno di più.